bollette energetiche, fatte con riduzione degli ecoincentivi, però insomma è un altro discorso. Di riforma del patto. Giusto, giusto. No, non lo so, chiedo. Non finanziare qualcuno... le banche, visto che ci ho parlato fino adesso di banche. Gli ecoincentivi sono quasi tutti a favore di grossi gruppi finanziari però stranieri. Ma Giacomo non lo mettono... sa. Non lo sa ancora lei. Non mi interessa niente, dico soltanto che ha ragione Calderoli, lo dice uno del PDL, ha ragione Calderoli a chiedere che si finisca con questo mare di denaro che va ai gruppi finanziari stranieri per fare il fotovoltaico. Invece ha ragione Skanderbeg, che dice che l'onorevole Rosso stasera è molto leghista. Sì, sì. Ma io voglio sentire Marra se gli incentivi sono come le banche, c'è un problema davvero di spreco di soldi così, gratuito. Incentivi. Io credo che l'analisi sia totalmente, cioè qua la ragione della crisi è che l'80% di quello che si produce non serve a nulla e quindi la gente non lo compra. Non ho capito, più. l'80% di quello che si produce non serve a nulla, no? Il motore della società dei consumi è l'insoddisfazione, che si alimenta dei beni inutili, che alimentano altra insoddisfazione e altri consumi inutili all'infinito. È un giochino che prima o poi si doveva interrompere. Ma quindi gli ecoincentivi? Da un lato, dall'altro, no, faccio dire questo. Dall'altro è venuto meno quello che diceva il buon Marx, cioè a dire non c'è più il plus valore, tu oggi puoi produrre, puoi vendere, quello che non puoi fare è guadagnare. E qui mi collego ora al discorso che faceva lui sui giovani che prima di poter pagare i tributi devono avere, e perché non è vero pure per le imprese? Cioè a dire, voi parlate di centinaia di miliardi di evasione fiscale, ma se le imprese sono tutte fallite anche senza pagarle le tasse, no? Perché poi la verità è che il sistema fiscale è fondato sul presupposto dell'evasione. Ma dove li pigliano questi miliardi per pagare le tasse? Ma non ve ne siete accorti? E qui la gente chiude e dice ma va al diavolo che non voglio fare più nulla. Sentiamo, cioè... sentiamo allora ancora poi dopo questa osservazione. No, perché voglio dire, si rischia di galleggiare veramente sul nulla. Qui l'analisi sull'economia è che è finito l'homo economicus. E questo è il punto. Per presentazione di un secondo, ci sono due tipi di ecoincentivi in Italia. Uno sono quelli che vanno sopra il capannone o sopra i tetti e questi sono da incentivare, ma sono piccola parte. Il grosso purtroppo di ciò che avviene nel nostro paese, soprattutto al sud, sono gruppi finanziari stranieri che investono per grandi aree a fotovoltaico e eolico che spesso anche scempiano il paesaggio, per cui è interesse, credo, di qualsiasi persona di buon senso, sia di centrodestra che di centrodestra, fare in modo che il fotovoltaico e l'eolico possano essere utilizzate per piccole concentrazioni, ma non su grande concentrazione che oltretutto non favoriscono il capitale italiano. Risentiamo ancora il presidente Boni, perché sugli altri punti che stavo dicendo, riforma del patto di stabilità, taglio dei costi della politica, e dicevamo si rinvia l'anno prossimo tra due anni. Insomma, sono la Lega, lei prima ha fatto una battuta dicendo non c'è alternativa, se no ci avremmo pensato anche andare via. Ma non è che, cioè, noi siamo di fronte a una riforma elettorale da fare, questo l'ha detto anche Calderoni. Noi abbiamo un accordo sottoscritto col PDL che ci ha portato alla riforma federale, non è che io mi inventi le cose, è naturale che in questo passaggio oggi bisogna fare delle altre cose, non paga più soltanto parlare di magistratura, non paga più dire che tutto va bene, perché in qualche caso siamo scivolati anche rispetto a questa cosa, noi abbiamo dato un cronoprogramma agli alleati, con gli alleati stiamo stabilendo alcune cose, per dire io...